Il granellino del 28 aprile 2020, Giovanni 6 da 30 a 35. Qual è il segno che tu dai ai massoni, agli agnostici e ai marxisti ostili a Cristo che sei cristiano? Forse perché porti la corona o il crocifisso al collo? Forse perché porti la Bibbia sotto il braccio? Forse perché vai a messa? Forse perché hai un crocifisso appeso su una parete del tuo ufficio? Forse perché ogni anno vai in pellegrinaggio a Lourdes? Queste sono cose buone da fare, ma non sono segni autentici della fede cristiana. Quali sono allora i segni autentici della fede cristiana? Te li enumero subito. Se tu dai il pane ai poveri, sei di Cristo. Se tu sei ricco e compri una casa per una famiglia povera, sei di Cristo. Se tu crei posti di lavoro, allora sei di Cristo. Se tu perdoni, allora sei di Cristo. Se non disprezzi nessuno, allora sei di Cristo. Se tu non imbrogli per avere un ruolo nella società e nella Chiesa, allora sei di Cristo. Se tu non accetti la tangente per fare un favore, allora sei cristiano. Se non ti prostituisci per fare carriera, allora sei di Cristo. La preghiera personale e comunitaria è autentica quando produce opere di vita eterna, altrimenti è solo devozionismo che ci fa adorare Cristo solo con la bocca, ma il cuore è lontano da Lui. Il devozionismo non ci sazia con il pane dell'amore soprannaturale, esso è solo una religiosità esteriore. Il vero segno della nostra fede è amare gratuitamente come Cristo ha amato noi. Amen. Alleluia. Padre Lorenzo Montecalvo, dei Padri Vocazionisti. Post scriptum. Caro Don è un libro di Padre Lorenzo da regalare ai giovani sacerdoti perché conoscano i dolori e le gioie del sacerdozio cattolico. Per richiederlo telefonare ai seguenti numeri 331-334-7521 oppure 349-31-65354.